Scatta la volata. Sul Pordoi. Sì, speriamo, speriamo. Deve scattare, ci dobbiamo attrezzare per farla scattare, perché ora, insomma, queste partite che rimangono alla sosta devono essere decisive affinché si riesca a migliorare la classifica e a entrare quantomeno nelle posizioni dei playoff, insomma, in quelle 8 posizioni lì. Per poi, insomma, stopparci un attimo, insomma, anche se ci alleneremo, staccheremo un po' la spina qualche settimana e poi ci sarà il girone di ritorno, che sarà poi, secondo me, quello decisivo ai fini di tutto, insomma. E per tutti, non solo per noi. Caccia ai 3 punti, ma anche caccia al gol, quindi davanti. Sì, è normale che sono due cose che viaggiano insieme, insomma, per arrivare ai 3 punti devi fare gol, se no i 3 punti facciamo fatica a portarli a casa. Però intanto esserci arrivati è importante, perché sarei stato più preoccupato se non avessimo prodotto nulla, dico la verità. Invece abbiamo prodotto abbastanza per il tipo di partita, contro la prima della classe, fuori casa, crei 4 occasioni da gol nitide, è importante. È chiaro che poi devi essere più cinico, devi buttarla dentro, devi essere più preciso, anche un po' più fortunato probabilmente. Sono tutti ingredienti che poi servono a portare a casa il risultato. Sì, è diventata una squadra strana, e davanti e di dietro non funzionano, perché dietro non segnano mai, tranne da là un gol inutile. Davanti, ma io è fermo da 4 giornate, e poi nelle ultime 80 ne ha fatto solo un gol, De Luca ne ha fatto un altro inutile. Gol validi sono quelli di Brienza. Beh, poi insomma è inutili, perché comunque al di là del risultato servono al giocatore a ritrovare un po' di autostima e un po' di entusiasmo. I gol dei difensori arriveranno, fidatevi, perché poi ci stiamo attrezzando anche per un discorso magari su palle. Il difensore, chiaro, il difensore centrale può arrivare al gol solo esclusivamente, nella maggior parte dei casi, su palla inattiva. Insomma, domenica, dall'altra cosa, abbiamo fatto uno schema ben riuscito, siamo andati molto vicini anche in quel caso a segnare. No, io sono contento, sono fiducioso, perché questa è una squadra comunque che c'è da fargli i complimenti, perché si allena molto bene, è molto applicata, ascoltano, sono sempre molto attenti. Poi probabilmente dovremmo migliorare qualcosa, questo è indubbio, perché lo dice la classifica e lo dice, insomma, l'andamento del girone d'andata. Però sono ragazzi veramente molto applicati, molto desiderosi, e credo che molto desiderosi di cambiare, insomma, il trend. E credo che questa situazione la stiano più soffrendo loro che tutto il resto, perché hanno veramente voglia di fare bene. Dopo la partita di Verona erano molto demoralizzati, e invece devono stare con la testa alta, perché hanno fatto una grande partita, a mio avviso. Però c'è da ripeterla, perché la vittoria col Carpi, la buona prestazione col Verona devono essere dei segnali di crescita, e io domani mi aspetto una grande partita sotto tutti i punti di vista. Franco? Sì, allora, questa poteva essere una partita da preparare, diciamo, in modo tranquillo, fra virgolette, sapendo come giocava la Salernitana. Questi hanno cambiato l'allenatore, sì. Ieri praticamente ha fatto il primo allenamento, adesso o siamo delle spie a Salerno, oppure bisogna, cioè è un po' un'incognita questa nuova Salernitana, o sbaglio? Sì, è chiaro che con Sannino avevano fatto un certo tipo di sistema di gioco. Abbiamo visto alcune partite che riguardavano la gestione Sannino, quindi ora è completamente cambiato tutto, per cui sarà una difficoltà. Sì, però sono sempre alibi parlare di questo. Per noi possono chiaramente cambiare. Sì, possono. Come si prepara? Probabilmente cambieranno il sistema di gioco, da quello che ho letto un po' sui giornali. Oggi, ringraziando Dio, insomma, bene o male qualcosa si riesce a sapere. Loro probabilmente cambieranno il sistema di gioco, noi dovremmo essere pronti a tutti. È chiaro che avere delle notizie certe è meglio, però per esempio con lo Spezia avevamo preparato la partita in una maniera, poi loro si sono presentati completamente con un altro sistema di gioco, e quindi dovremmo essere bravi a modellarci ed eventualmente a essere pronti a tutte le cose che ci troveremo poi di fronte domani pomeriggio, no? La partita l'abbiamo preparata molto bene come sempre, e al di là del sistema di gioco che poi tirerà fuori, insomma, la Salernitana, che è una buona squadra, mi soffermerei più sul fatto che la Salernitana è una buona squadra, al di là di quello che faranno a livello tattico. Ha dei giocatori importanti, qualcuno lo conoscete molto bene perché è stato qui fino all'anno scorso, quindi è una squadra secondo me costruita per fare un certo tipo di campionato, e troveremo sicuramente delle difficoltà, sono convinto, perché la reputo una squadra
importante. Avranno sicuramente questo stimolo in più dettato dal fatto che c'è un nuovo allenatore e quindi ci saranno più difficoltà, però saremo pronti ad affrontarle. Sì. Sì. Chiaro che lei direbbe risposta, se volevi vincere tutte e cinque sino alla fine del giro di andata, ma in mente ha una cifra minima da quale girare per poter fare poi un grande giro di ritorno, perché lei parla di inserimento nella zona playoff, siccome ci sono 15 punti in palio. Sì. Guarda, questo non te lo posso, non dipenderà, essendo noi inseguitori, non dipenderà solo da noi, per cui non te lo, questo non lo posso, è chiaro, magari 15 punti subito, anche qualcuno meno, ci mancherebbe, però noi dobbiamo, siamo molto vincolati anche agli altri, e per entrare in quel, essendo noi inseguitori chiaramente, non potendo gestire nulla noi, perché non possiamo fare, decidere il nostro destino, noi il destino lo decidiamo per quello che riguarda le nostre gare, però poi è chiaro che dobbiamo guardare pure quello che fanno gli altri. Quindi ora fare una sorta di tabella, ecco, chiamiamola così, mi rimane difficile. Minimo 10 punti, ad esempio. Non lo so. Noi guarda, viviamo partita per partita, noi non dobbiamo, dobbiamo pensare a gara, cercare di vincere tutte le partite che ci si presenteranno da qui alla sosta. Probabilmente se saremo bravi qualcosa di buono riusciremo a fare, però l'obiettivo è questo, ora c'è la Salernitana sotto con la Salernitana e dobbiamo cogliere il massimo da questa partita, e poi sarà Pisa e poi sarà tutto il resto delle squadre che verranno. Sì. Un secondo solo, poi scusami, così da casa anche ascoltano. Grazie Paolo. Mister, le chiedo in merito alla questione della fase realizzativa, perché poi ha messo a segno 15 reti in 16 partite, soltanto 12 dei 7 campi. Volevo chiederle, cioè, quali accorgimenti pensa di adottare domani, anche come sta lavorando, perché penso che sicuramente il problema principale sia questo. Beh, il discorso te l'ho fatto un po' prima, è vero che nella tabella gol realizzati non siamo sicuramente in una buona classifica. Però io ora mi rifaccio alle gare che non posso parlare di quelle prima, posso parlare di quelle che ho visto finora. Insomma, noi con lo Spezia abbiamo fatto bene un tempo, una partita molto bloccata, non ci sono state grandissime occasioni. Col Carpi ne abbiamo fatti due, e bene direi, insomma, nulla da dire. E col Verona potevamo farne tre o quattro, insomma, ci siamo arrivati. Però non li abbiamo fatti, quindi stiamo lavorando su quello, stiamo trovando anche degli accorgimenti, stiamo cercando di mettere nelle condizioni le punte di essere più vicini alla porta, di avere magari, di dargli più sostegno. Stiamo cercando insomma delle soluzioni tattiche anche diverse. Qualcuna prevede l'inserimento per esempio dei centrocampisti, come è successo nella partita col Carpi, il tiro da fuori appunto. Tutto quello che c'è da fare lo facciamo. Ripeto, io sono anche convinto che se questi ragazzi poi riusciranno a trovare, magari a sbloccarsi anche mentalmente, perché a volte il gol non arriva anche per problemi magari mentali, la porta quando ci sono questi periodi diventa molto più piccola di quello che è poi in realtà, e quindi si sbaglia il tiro. Per esempio De Luca, sono convinto che quell'occasione se gli ricapita è difficile che la tira fuori, sarà lì da solo, perché ora c'è questa pressione di voler fare gol a tutti i costi. Però gli attaccanti ci sono arrivati, perché De Luca è andato davanti alla porta e poteva fare gol, lo stesso vale per Furlani che giocava avanzato, quindi abbiamo creato un... Sono arrivati anche i centrocampisti, perché Romizzi ci è arrivato vicinissimo, quindi abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. La solo che la palla in questo giochetto, se non la metti dentro a quel rettangolino, il resto non conta nulla, e quindi dobbiamo cercare di fare gol, stiamo lavorando su quello. Vista la Brienza, avuto qualche problema in settimana, volevo chiederle se in qualche modo... No, Brienza è recuperato, c'ha avuto un problemino, la gara col Verona l'abbiamo gestito perché aveva preso un colpo al gemello e quindi era... C'era edema, però ha recuperato e non ci sono problemi. Leonardo, poi Claudio. Sì, mister, ovviamente anche le assenze di Bonacchetto, Ivan, Mandigo, la condizione di alcuni giocatori hanno avuto, diciamo, un contributo anche sia nel gioco complessivo della squadra che sia nelle realizzazioni, in fase di finalizzazione. Però ecco, la cosa che vorrei dire è che domani non è una partita solo contro la Salernitana, perché ci sarà un ambiente abbastanza cauto e una presenza, diciamo, massiccia anche di
Ma io, sai, dal punto di vista ambientale non è che devo caricare la squadra, perché la squadra si deve... Noi abbiamo la fortuna di giocare in uno stadio dove la gente ci segue, a Verona erano 1000. Questa per noi è una risorsa, è un vantaggio, non è che deve essere una mannaia, una spada di Damocle sulla testa, anzi, noi dobbiamo essere felici, io mi auguro che domani ce ne siano no tanti, tantissimi, perché avere la gente vicino sicuramente aiuta, per cui ben vengano i tifosi. Poi dall'altra cosa con la Salernitana mi sembra che c'è il gemellaggio, non neanche ci saranno problemi da questo punto di vista, ci sarà folklore sopra, ci saranno canti e quant'altro, ma noi dobbiamo entrare nel concetto che i tifosi sono una risorsa, non stanno con noi dobbiamo portarli dalla nostra parte, perché è una cosa in più che non ha nessuno, o quantomeno hanno pochi club in Serie B, hanno questo vantaggio, per cui ben vengano. Ma magari fosse pieno domani lo stadio, per me sarebbe una gioia, perché noi dobbiamo riuscire a rimanere compatti. Domenica io li ho ringraziati a fine partita, dopo, perché comunque hanno cantato fino alla fine, hanno visto che la squadra è un pubblico, anche a mio avviso un pubblico anche intelligente, perché ha capito che la squadra ha fatto quello che doveva fare domenica, non c'è stato nulla, anzi ci hanno incoraggiato fino alla fine, li abbiamo salutati, insomma la squadra ha fatto tutto quello. Quando ci sono queste prestazioni io credo che poi la gente rimane contenta. Non vorrei che a furia di parlare di questo discorso qua si creasse una spaccatura fra la squadra e i tifosi, è brutto questo. I tifosi per noi sono loro, insomma il Bari sono i tifosi, noi siamo tutti di passaggio qua, i tifosi ci stanno sempre, quindi partiamo da questo presupposto, perché non vorrei che a furia di parlare di questo poi è come se si fosse creata una spaccatura fra noi e l'ambiente. Noi con l'ambiente dobbiamo rimanere compatti, è normale che poi il tifoso, se vede qualcosa che non va o se vede una partita che non è stata all'altezza, è giusto pure che c'è il fischio. Sì. Vabbè, quello meglio, che non c'è, che, tanto a noi ci interessa che ci fanno tifo, poi meno male che non c'è ostilità, mica deve essere una Vietnam qui, ognuno fa il tifo per la propria squadra, siccome i tifosi del Bari rispetto a tutti gli altri hanno una marcia in più, noi siamo contenti di averli, e ripeto, e mi auguro che siano tanti anche domani, perché noi ci abbiamo bisogno. Claudio. Buongiorno. Siccome lei era appunto di vedere la roba del Bari fuori casa, sì, si sarebbe comportato Verona, il Bari casalingo, il Bari del San Nicola, che Bari è? Formato San Nicola, la squadra che abbiamo conosciuto. Beh, io credo che la partita col Carpi ci abbia dato delle indicazioni, no? Una squadra che vuole provare a fare la partita, insomma, che cerca delle soluzioni tattiche alternative. È chiaro che non si può pretendere che dopo un quarto d'ora una squadra sia già 2-0 o 3-0. Noi dovremmo avere molta pazienza, dovremmo cercare di giocare. Io sono convinto che comunque la Salernitana ci avrà un atteggiamento diverso, magari come tipologia, come idea tattica, farà un po' più la partita, magari potrebbe essere meglio questo, dovremmo essere bravi a chiuderli se ci creano dei problemi, però dovremmo essere bravi anche a fare la partita con grande personalità, perché giochiamo in casa, mi rilascio al discorso dei tifosi, ci sarà gente, noi dobbiamo dare sensazione di comandare il gioco, se ci riusciremo. Poi è normale, a volte, per esempio con lo Spezia nel secondo tempo non ci siamo riusciti, abbiamo fatto grande fatica, e a me quello piace poco, comunque noi dobbiamo avere sempre il controllo della gara, però non sempre questo può accadere. Quando non accade devi resettare la scheda e fare altre cose sulle quali lavoriamo settimanalmente, quindi siamo pronti anche a fare quello, perché c'è sta che una squadra poi un attimino ti metta lì, vuole recuperare, ma devi essere sempre bravo. Però l'idea è quella di fare calcio, insomma, di provare a giocare questa palla a terra e tutte quelle cosette che poi in settimana mettiamo in pratica. E poi ti chiedo anche se esiste per te già uno zoccolo duro sul quale lavorare, o se sono tutti titolari, come si suol dire, perché c'è questo caso Dubbia. Io non ho nessun problema con Dubbia, io non posso guardare in faccia a nessuno. Dubbia è un bravo giocatore, si sta allenando con noi, è un ragazzo giovane, non vedo, ma qual è il problema Dubbia? Non ho capito che caso è venuto fuori con Dubbia, perché onestamente non... C'è il procuratore che ha parlato, forse per caso. Ma non lo so, poi non... Caso c'è un caso. Ma non c'è nessun caso. No, io non so. Non c'è nessun caso. No, onestamente no, io non lo so, né io con i purgatori non ci parlo, parlo con i giocatori e vedo quello che... Cioè, se posso dire una cosa con tutto il rispetto per Dumbia, ma se muo è in caso Dumbia, qui stanno, voglio dire, allora io non so, Dumbia che caso può essere? È un ragazzo che ha giocato nell'altra gestione, in queste partite ha giocato meno perché io ho fatto delle scelte diverse, ma nel rispetto del ragazzo, che è un ragazzo di sicuro avvenire,
però ora io sto mica c'è solo Dumbia fuori, ci sono anche altri giocatori fuori, lo stesso discorso allora può valere per, che ne so, per Fedato, può valere per Furlan che ha giocato o non ha giocato, domenica è stato fuori Di Cesare, da Prelà sta fuori, se gioca in 11 purtroppo io non è che ne posso far giocare di più, ne posso far giocare 11 più 3. Dumbia al momento sta fuori, non è detto che si proporrà a livelli buoni, non possa giocare in futuro. Queste sono scelte che io farò strada facendo, però non credo che ci sia un caso Dumbia, anche perché ragazzi non parla neanche la lingua, quindi è difficile creare un caso con uno che non riesce neanche poi a parlarci più di tanto, perché per adesso parla solo esclusivamente francese. Beh, al zoccolo duro è chiaro, quelli che al momento hanno giocato, ora sì, ora stanno abbiamo giocato con una formazione che ha previsto quasi sempre 9-11esimi in grosso modo, 8-11esimi, 9-11esimi, sempre gli stessi, ma non è che sono uno zoccolo duro. Al momento ritengo che questi giocatori siano, per quello che stiamo facendo, lo stiano facendo bene e ci stanno dando delle buone risposte, ma io non mi fossilizzo su 11 giocatori o su 9 giocatori. Tonucci era fuori, è entrato, ha fatto due buone gare, gioca, però io aspetto tutti, riaspetto Capradossi, ma in causa far vedere che siamo a disposizione del progetto. Mister, parliamo delle buone notizie, perché recupera Ciccio Guagliani per questa partita, sì. Vuol chiedere se in qualche modo in Lizza per un posto da titolare. Cioè, quasi tutti, fino a domani e adesso tutti in Lizza, poi alle 3 io faccio, ne chiamo 11, però certo sì, tutti i convocati sono in Lizza per giocare. In attacco ci sono delle possibilità per Furlan secondo lei? Ora vediamo, perché ancora non ho deciso, sto facendo delle valutazioni in virtù anche del fatto che abbiamo bisogno di sostenere questi attaccanti al momento e di farli giocare in una certa maniera. 50 e 50. Non come fa di avere un'azione? Che devo dare vantaggi? Davide? Sì, mister, a proposito delle scelte, insomma anche a centrocampo non ne ha tantissimo. No, siamo contati. Martini e Ivan... Siamo contati. Praticamente ne è sempre 4 per... Bravo, siamo 4, ne giocheranno 3. E anche davanti, cioè voglio dire, a lungo andare, che si possano recuperare gli elementi per avere più scelto, oppure gennaio da questo punto di vista sarà determinante per... Beh, ora noi... Ora sai, inventario. Parlare di gennaio con una squadra che sta giocando delle gare e ne deve giocare ancora 5, mi sembra un po' anche rispettoso nei confronti di chi c'è adesso. Noi arriviamo... alla fine di queste 5 partite, tenendo presente che bisogna fare il meglio possibile, da questi ragazzi dobbiamo tirare fuori il meglio possibile. Poi Dio vede e provvede, insomma, poi ne parleremo dopo, quando si sarà fermato il campionato, perché poi parlare di mercato adesso è anche abbastanza riduttivo, per far sì che un giocatore possa arrivare in una piazza si devono incastrare 3 miliardi di cose, i procuratori, le società, il giocatore, la moglie del giocatore, la zia, la nonna. Oggi è diventata una cosa, per far venire il giocatore devi parlare con 15 persone, quindi a voglia quanti incastri si devono mettere insieme. Ma anche per il 4-3-3 in questo modo, sì. C'è qualche possibilità anche per Fedato? Sì, sì, ma Fedato c'ha avuto un problema, lo sapete, c'ha avuto un problema alla mano, no? E fino all'altro giorno non poteva neanche fare quasi allenamento, ora ha messo sto tutore che sicuramente lo aiuta dal punto di vista, insomma, più che altro mentale, perché è a disposizione, è chiaro che può essere per noi una risorsa, è un ragazzo che ci può dare una mano, magari non dall'inizio adesso. Mister, sa che Bari è una città molto passionale, sì. Ma del folklore, altro ci uniscono, adesso c'è la settimana di San Nicola, chiede qualcosa in particolare a San Nicola, io... un pro sacro e profano è brutto, però dopo se no c'è la curia mi bacchetta, per cui lasciamo stare. No, io non chiedo nulla. San Nicola, lo so, mi hanno già spiegato, insomma, c'è una messa che si fa alle 5 della mattina, non mi sbaglio, sì, no? Giusto? Lo sai, sì, sì, mi sono informato. O sbaglio, ho detto una stupidaggine. Hai diritto a 3 punti in più se ci vuoi. Non mischiamo sacro e profano, se no, monsignore. Scusami, una cosa che mi intriga: nel processo di crescita del Bari c'è stato un bel passo avanti da Spezia a Capri, dopodiché eri il primo ad avere grande curiosità sulla prova del Bari a Verona sul campo della prima, e a mio avviso sul piano della maturità forse è stata la prova migliore, anche se non abbiamo perso, però è stata la prova migliore. Quello che mi preoccupa un po' di più e vorrei sapere quindi a che punto siamo sul processo di crescita del tuo Bari. Una squadra vera, a mio avviso, una squadra già consapevole delle sue forze.
mandato al tappeto il Verona in abito di riprovvisatore, li ho visti completamente smarriti mentre il Bari era padrone della situazione. Lì, anche per errori sotto forza, non c'è riuscito, e poi con il calcio può farti anche perdere. Ecco, considerando questo, nel processo di crescita, come la vedi in evoluzione? La partita domani è importante per ulteriori risposte, sì. No? Ma come la vedi in evoluzione? Cioè, stiamo diventando una squadra vera, perché questa è quella che ti porta a prescindere dai rinforzi, ma... No, signor, io ho capito. Sì, sì, ho capito. Noi dobbiamo diventare squadra. Direi che nella partita col Carpi, nella partita col Verona, non ti posso dire che lo siamo diventati, perché tre partite sono poche, secondo me. Però stiamo lavorando per diventarlo. E a Verona credo che si sia visto, perché quando comunque c'è stato da soffrire, perché il Verona c'è deve essere anche onesto, insomma, nel primo tempo era un po' più presente nella nostra metà campo, ci ha costretto a stare lì. Devo dire che eravamo leggermente bassi per quello che io vedevo, o per quello che piacerebbe a me, insomma, vorrei la squadra un po' più alta. Però magari il sistema di gioco così speculare a volte ti costringe a questo. Però ci siamo difesi con molto ordine, non concedendo quasi nulla. E questo era capitato anche col Carpi. E quindi da un certo punto di vista, questo qui, quello tattico, stare bene in campo, il sistema di gioco per questi ragazzi è nuovo, non è che prima non stavano bene in campo. Io sto facendo questo discorso perché è un sistema di gioco nuovo, e quindi entrare subito nei meccanismi non è facile. Devo, tra le altre cose, noi in settimana, oltre a lavorare su sto 4-3-3, che qualche volta è diventato 4-3-1-2, dobbiamo essere elastici da questo punto di vista, io sto mettendo dentro anche delle pillole di difesa a 3, perché vorrei che poi magari in futuro trasformarci in corsa, oppure giocare addirittura qualche partita in una certa maniera. E quindi sto mettendo dentro delle pillole. È chiaro, lo posso fare a piccole dosi, perché non avendo avuto la preparazione iniziale con me, non ho potuto lavorare su alcuni concetti. Lo sto facendo adesso, e devo dire che la squadra da questo punto di vista è molto recettiva. A Verona abbiamo dato dei buoni segnali, però se una squadra vuole diventare grande, dà continuità. E se noi giocheremo sempre in una certa maniera, il risultato è impossibile che non arriva. Se avremo delle prestazioni altalenanti, è normale che si farà molto molto più fatica. Però credo che la partita di Carpi e quella di Verona siano state a me mi hanno dato delle buone sensazioni. Ora io domani mi aspetto un certo tipo di partita. Non sarà mica facile domani, non è che noi, perché abbiamo fatto una bella gara a Verona, anzi probabilmente quella con la Salernitana sarà molto più difficile, perché la partita scorsa era il Verona che doveva cercare di fare qualcosa in più. Senti, il nome nuovo del tuo pari, secondo me, è Bascià, è impiegato in posizione centrale. Prima non giocava così, giocava anche meno. È quello che sta dando curiosità alla manovra, no? Sì, io lui già lo conoscevo. Lui è un ragazzo molto applicato. Non è, a mio avviso, non è proprio il suo vestito migliore quello, però lo fa, perché lo ha fatto con Ventura nel Torino, l'ho fatto anche con me all'Atalanta, quando qualche volta ci mettevamo a tre, io lo mettevo davanti alla difesa. Non è un regista classico, perché lui potrebbe giocare anche aspettando Ivan. No, io, se c'è lui in questo momento con Romizzi, preferisco far giocare, sono loro due i giocatori deputati a occupare quella posizione. Ivan secondo me è più una mezzala, ma anche lui può giocare anche da mezzala, perché in passato ha fatto anche questo, ma essendo un giocatore duttile, comunque anche esperto, perché ormai Bascià è anni che lavora in Italia, ha avuto allenatori tatticamente preparati, per cui da questo punto di vista è preparato. Io lo conosco, e della rosa di quelli a disposizione in questo momento, in quel ruolo, forse è quello che a mio avviso dà un po' più garanzie. Va bene così? Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie. Buona giornata.